Il Vate e lo Sbirro diventa allora davvero un film? Certamente, sarà sicuramente girato, già siamo andati con il regista a vedere dove, tra un po' partiremo con la selezione degli attori, c'è un interesse di Sebastiano Somma a fare la figura di D'Annunzio. Su questa cosa abbiamo coinvolto in primo luogo la Fondazione Vittoriale e il suo presidente Giordano Bruno Guerri. Il film Il Vate e lo Sbirro, oltre a ricementare, se ne fosse bisogno, l'amicizia fra Vittoriale e Pescara, infatti è girato, pensato, voluto, scritto da amici pescaresi, è importante perché nel centenario di questo evento e della marcia su Roma indaga su un episodio mai chiarito. Questo l'episodio con un annesso giallo. Il 13 agosto 1922 D'Annunzio cade o viene precipitato da questa finestra del Vittoriale e in fin di vita. Due giorni dopo era programmato un incontro a tre, lui, Francesco Saverio Nitti e Mussolini. Nitti dirà che quell'incontro avrebbe potuto cambiare la storia d'Italia, ma quell'incontro non ci fu. Io sono convinto, ma non sono il solo a pensarlo, che D'Annunzio fosse un enorme problema politico sia per Mussolini sia per i suoi avversari. Perché dobbiamo ricordare, allora, D'Annunzio cade il 13 di agosto del 1922, il 15 si doveva incontrare segretamente, quella frase è stata trovata nei libri del 48 di Nitti, e quindi D'Annunzio è dato morente, D'Annunzio ha avuto una frattura e sta andando via, per cui diciamo si tira un po' indietro. Di quel periodo approfitta in qualche maniera Mussolini per fare la marcia su Roma che si verificherà a fine ottobre. Questo per il Vate. C'è poi lo Sbirro nel libro di Ennio Di Francesco. Lo Sbirro è il commissario Giuseppe Dosi, abile trasformista, che sotto le false spoglie di un sottufficiale cecoslovacco entra al Vittoriale e frequenta D'Annunzio alla ricerca della verità. Dosi non è stato molto chiaro poi nel suo resoconto, fa capire e non fa capire. Dosi chiude con una frase dicendo: secondo me è accaduto questo, però i lettori sapranno, però io suggerisco al governo, a chiunque, di avere un'attenzione particolare di vigilanza su Gabriele D'Annunzio, perché, e questo l'ho letto anche al sindaco di Pescara, perché D'Annunzio è una figura, una statura tale che appartiene al mondo.